Ti sei mai fermato a pensare a quanto facciamo affidamento sugli autobus? Sia che tu li usi per andare a scuola o li utilizzi come trasporto pubblico, gli autobus sono così radicati nella nostra vita quotidiana che ci sono molte domande che potremmo e dovremmo porci su di loro. 1. Perché il volante è così dannatamente grande? Per motivi di sicurezza. Gli autobus non hanno sempre avuto il servosterzo, quindi i conducenti dovevano usare i muscoli per girare quel volante, che all'epoca era di dimensioni normali, per manovrare un mezzo così grande. Le manovre dovevano essere precise in modo da non causare problemi con altri veicoli. Anche parcheggiare era una grande sfida. Quando il servosterzo divenne popolare negli anni 50, dovettero aggiungere un grande volante per correggere la rotazione di quelle enormi ruote. In questo modo l'autista ha più controllo. 2. Quanto sono grandi quei volanti? I volanti degli autobus hanno generalmente una larghezza compresa tra 40 e 60 cm. Questi enormi volanti e il bus stesso sono soggetti a ispezioni annuali. Saresti sorpreso, ma ci sono molte regolamentazioni che sono imposte dal Dipartimento dei Trasporti e da altre amministrazioni che si occupano di sicurezza. Le regole sono particolarmente rigide per gli scuolabus, il che è positivo. 3. Perché non ci sono le cinture di sicurezza sugli autobus? La ricerca mostra che gli autobus sono uno dei mezzi più sicuri, anche senza cinture di sicurezza, fino a 40 volte più sicuro che viaggiare in auto. Per quanto riguarda gli scuolabus, sono più sicuri a causa della compartimentazione. Significa che i sedili sono molto vicini tra loro, hanno degli schienali alti e imbottiti e sono alzati da terra. In caso di incidente, l'impatto si verificherebbe sotto il bus e il sedile di fronte a te si comporterebbe come un airbag. 4. Parlando di scuolabus, perché sono gialli? Se vivi negli Stati Uniti, gli scuolabus devono essere gialli per legge. Questo potrebbe avere a che fare con la facilità con cui si individua il colore giallo. È uno dei primi colori che risalta sullo spettro dei colori. I nostri occhi identificano per primo il giallo anche con la visione periferica, cioè anche quando non si trova direttamente di fronte a noi. Inoltre, si vede facilmente quando c'è nebbia, piove o nevica. In breve, gli scuolabus sono gialli perché tengono al sicuro gli studenti, altri conducenti e pedoni. 5. Che cos'è esattamente il colore giallo scuolabus? Ma non si tratta del giallo primario? Giallo scuolabus è in realtà una miscela di giallo e arancione per creare un colore unico, simile al mango. Per motivi di sicurezza, l'obiettivo è che si distingua dal giallo delle auto, dei veicoli da costruzione e delle normali attrezzature. Quindi gli scuolabus hanno una tonalità unica di giallo. E questo colore si può trovare persino su un pastello a cera. 6. Quanto pesano gli autobus? Quando si tratta di scuolabus, esistono diverse normative che ne determinano le dimensioni. Lo scuolabus medio pesa sui 6.350 kg. Per quanto riguarda l'autobus per il trasporto pubblico, può pesare fino a 13.608 kg. Basti pensare che solo i pneumatici pesano circa 68 kg l'uno. Ci avevi mai pensato? E ti ha sorpreso un pochino? 7. Quante persone può trasportare un autobus? In media, uno scuolabus è lungo circa 10,6 metri e può trasportare 64 passeggeri. Ovviamente, gli studenti non possono stare in piedi su uno scuolabus, ma sui mezzi pubblici sì. In media, l'autobus urbano è lungo circa 14 metri e può trasportare circa 120 persone, compreso chi sta in piedi. A volte, questo tipo di autobus viene chiamato autobus articolato, che significa che parlano in modo molto elaborato. Ma no! In realtà, significa che è composto da due sezioni tenute insieme da una giuntura. 8. Cosa serve per diventare autista di uno scuolabus? Negli Stati Uniti devi avere almeno 18 anni e superare un test fisico e uno della vista. Devi studiare e superare una prova scritta approfondita. Quindi devi completare 14 ore di lavoro in classe più 6 ore di formazione su un autobus. Infine, devi superare la prova su strada, che include un'ispezione pre-guida, una prova della tua capacità di eseguire manovre di base su strada e superare un passaggio a livello. Oltre a tutto ciò, devi rinnovare la patente di guida ogni 4 anni, il che richiede un aggiornamento continuo e il superamento di un altro test scritto e su strada. 9. Com'era il primo autobus per il trasporto pubblico?
L'omnibus iniziò introducendo autobus per il trasporto pubblico nel 1826. Erano automobili trainate da cavalli che potevano trasportare dalle 8 alle 10 persone per volta. Per quel tempo il sistema era moderno, ma viaggiare in questo modo era davvero scomodo e potenzialmente puzzolente. Le strade erano lastricate di ciottoli ed era un viaggio turbolento e il cavallo faceva i suoi bisogni anche mentre lavorava. Puoi immaginare quant'era piacevole. 10. Chi fu il primo autista di autobus per il trasporto pubblico? Bene, dipende da dove e quando. Ci sono documenti che parlano di un uomo di nome John Greenwood che gestiva una linea di autobus che andava da Manchester a Pendleton, nel Regno Unito, già nel 1824. Erano quei primi modelli trainati da cavalli. Se stiamo parlando degli autobus che conosciamo oggi, non sappiamo chi fosse. Ma sappiamo che una delle prime compagnie di autobus a motore di massa fu la Yellow Coach Manufacturing Company, fondata da John D. Earls nel 1923. Finì per vendere la maggior parte delle sue azioni alla General Motors nel 1925. 11. Come siamo arrivati ai moderni autobus che conosciamo oggi? Dopo l'omnibus trainato da cavalli, arrivarono la horse car, la cable car e poi la street car. Nel 1896 la Rail Transit introdusse le metropolitane e le monorotaie. Erano più veloci, più puliti, più efficienti e trasportavano sempre più persone. Le compagnie ferroviarie si resero conto che era conveniente e che favorivano l'economia. Anche al giorno d'oggi, molti dei soldi pagati in tasse servono per migliorare le strade e i sistemi di trasporto pubblico. 12. Quanto carburante serve per riempire uno scuolabus? Gli scuolabus possono contenere sui 230 litri di gasolio combustibile. Grazie all'efficienza del diesel, gli scuolabus sono responsabili di una quantità minima di emissioni di carbonio rispetto agli altri veicoli attualmente in circolazione. Ciò significa che gli studenti e gli insegnanti che viaggiano sugli autobus non respirano combustibili o gas nocivi, mantenendo tutti sani e salvi. 13. Esistono dei record mondiali relativi agli autobus? In effetti ce ne sono. Quello più straordinario è stato completato da Abish P. Dominic, che ha trainato con i denti un autobus che pesava 9.072 kg per ben 50 metri. Dominic ha realizzato questa incredibile prova di forza in India il 28 aprile 2015. Non sorprende che nessuno sia mai riuscito a battere questo incredibile record. Dominic ha realizzato altri successi atletici e record, come spaccare 136 noci di cocco a mani nude in soli 60 secondi. Anche Bubba Blackwell detiene il record mondiale per aver volato sopra ben 15 autobus sulla sua moto nel 1999, battendo il precedente record di 14 detenuto dal re degli stuntman, Evil Knievel, nel 1975. 14. Da dove viene la canzone The Wheels on the Bus? Hai mai sentito questa filastrocca? Il compositore originale della canzone è sconosciuto, ma è stato probabilmente scritto da una donna di nome Verna Hills. Pubblicato nel 1939, i testi cambiano a seconda di dove ti trovi e oggi viene ancora canticchiato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia. Questa filastrocca era principalmente usata come un modo per intrattenere i bambini durante i lunghi viaggi. Se presti attenzione, scoprirai che ha la stessa melodia di Here We Go Round the Mulberry Bush. Forse abbiamo una violazione del copyright? Ehi, e se oggi hai imparato qualcosa, dai un mi piace a questo video e condividilo con un amico. Ed ecco alcuni video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.